Ciao amici, come state? Vi sentite preoccupati in questi giorni? A causa dell'emergenza da coronavirus, molti di voi mi scrivono di sentirsi in ansia. Beh, Simona, la situazione non è delle migliori. Lo capisco. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. Il mio sistema di salute naturale contiene le migliori strategie naturali per affrontare al meglio gli stati di ansia, stress e tensione. E oggi voglio condividere con voi alcuni consigli per combattere l'ansia e lo stress da trauma barra paura, grazie a due delle colonne portanti del mio sistema, che sono la mindfulness e la naturopatia. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. In questo periodo è molto facile cedere a stati di agitazione e irrequietezza. In questa situazione così delicata, non è facile neanche vivere ore serene in casa e in famiglia. La libertà limitata, la paura di non saper gestire tutte le nostre responsabilità, come anche il flusso di notizie negative che ci bombarda, tutto influisce negativamente sulla psiche. Parlo di questo anche nel mio video «Più meditazione, meno televisione». Adattarsi a questi nuovi ritmi richiede flessibilità, sicurezza e stabilità. E come dobbiamo fare? Innanzitutto cercare di rimanere calmi. Il primo passo tra tutti è quello di non farsi prendere dallo sconforto e rimanere positivi. Poi ci si può aiutare con la mindfulness, che aiuta a restare consapevoli del qui e ora. L'ansia è un fenomeno complesso provocato da una proiezione nell'incertezza e nella paura. Invece di vivere consapevoli il momento presente, la mente vaga e costruisce gli scenari peggiori. La pratica della mindfulness fornisce gli strumenti per gestire le elaborazioni mentali e gli stimoli emotivi in maniera consapevole e non automatica o passiva in preda all'ansia. Nel mio corso utilizzo le più recenti risorse della mindfulness generate dalla sinergia tra i protocolli americani e quelli inglesi per gestire sia le modificazioni fisiologiche che quelle emotive senza l'uso di psicoterapia. Per qualunque informazione in più sul corso di mindfulness trovate il link in descrizione. Invece, per quanto riguarda la naturopatia, un integratore naturale dai poteri ansiolitici è il biancospino. Il biancospino contiene tannini, flavonoidi e altri principi attivi dall'effetto rasserenante e sedativo. Si può assumere in gocce o in capsule nelle dosi consigliate, anche alla sera prima di dormire. In descrizione vi metto il link al mio prodotto preferito. Bene amici, oggi abbiamo visto come combattere l'ansia con la mindfulness e la naturopatia. Per vedere tanti altri video su consigli per la salute e la forma fisica è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Se amate leggere, in descrizione trovate il link ai miei libri ed ebook. Il benessere è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di Simona Vignali.